Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei Mezzi Speciali. Oggi scopriremo come funziona e come si guida il Neoplan Skyliner, uno degli autobus più sofisticati, costosi e tecnologici del pianeta Terra. Ma, come vuole la tradizione, prima di cominciare, un sonoro cold start. Quindi, accendiamo il quadro, guardate che magnifico albero di Natale, vere icone, spie, tantissimi indicatori analogici, altro che i vostri display digitali che mi fanno un baffo. E ora, start your engine, ladies and gentlemen, via! Sentite che magnifica melodia, il 6 cilindri Linaman ha preso vita e ora, cosa possiamo fare? Partiamo per questo nuovo viaggio. Mettiamo in D il selettore del cambio, proprio come sulle nostre automobiline, e poi via il freno a mano pneumatico. Ah, ha fatto una bella sfiatata e adesso non resta che dire una sola cosa. Giù tutto, via. Oh, eppur si muove, direbbe il mio amico Galileo. Soffice come una piuma, il mio Neoplan Skyliner inizia a fare i primi metri nelle mie mani e devo ammettere che sono un po' in apprensione, visto che sto guidando qui in pista a Cremona una bestia da mezzo milione di euro, quindi cerchiamo di non fare danni. Per fortuna però lui mi aiuta in tutti i modi a cercare di guidare come quasi un autista provetto, visto che in effetti la prima impressione che ho è quella di una estrema semplicità, estrema facilità di guida. Mi sembra di portare qui in pista, un'auto leggerissima come una Lotus o uno dall'ara stradale. Beh, adesso non esageriamo, però era solo per darvi un'idea. Se pensate che sto guidando qui tra i cordoli con grande nonchalance, un double decker che pesa la bellezza di 19 tonnellate e quindi praticamente 19 panda, sempre quando è scarico, perché a pieno carico può arrivare a pesare 26 tonnellate, un mezzo palazzo su ruote. E guardate, come vi dico sempre, riesco a muovere con due dita il volante come se avessi il mio grissino che si infila nel tonno Rio Mare. Magie della tecnologia, magie dell'innovazione. Anche un autista qualunque della domenica, come sono io, può portare in giro un mezzo così sofisticato. La fisica ce lo insegna, l'energia è la capacità di compiere un lavoro. Questo Neoplan Skyliner di lavoro ne deve compiere veramente tanto, quindi ha bisogno anche di tanta energia. Per sfamare tutta questa sete di potenza, i tedeschi si sono affidati a un motore poderoso e infaticabile. Un 6 cilindri in linea, come spesso ormai capita nel mondo delle macchine giganti su gomma, le mie preferite, diciamoci la verità, con cubatura Monster, 12.4 litri, un propulsore in grado di sputare fuori sul penultimo asse posteriore, che poi è quello di trazione, la bellezza di 510 cavalli a 1800 giri minuto. Lo so, è un paragone un po' eretico, ma il valore di potenza è proprio lo stesso e quindi non ho resistito. Questo Neoplan Skyliner ha la stessa potenza di un Alfa Romeo Giulia quadrifoglio, solo che lui riesce a erogarla pure prima, visto che il Giulione deve aspettare i 6800 giri per buttare giù tutti questi cavalli. Bravo Neoplan! Il dato più impressionante, però, come sempre capita con i mezzi pesanti, è quello relativo alla coppia, e qui i miei occhi si illuminano d'immenso, visto che il MAN 6 cilindri linea è capace di produrre 2600 newton
ha qualcosa come 830 giri minuto, praticamente il motore gira bassissimo, è già in grado di erogare tutta la spinta e lo spunto di cui è capace. E anche qui il paragone eretico, ve lo beccate, visto che è una Bugatti Divo, eroga meno coppia, 1600 newton, e peraltro a giri anche in questo caso molto più alti. E quindi la domanda viene spontanea: meglio scegliere una Bugatti o un Alfa Romeo Giulia quadrifoglio o un Neoplan Skyliner da mettersi in garage? O forse nell'hangar, perché il garage non basta? Beh, io non ho alcun dubbio. Sceglierei il Neoplan giù tutto. E non è un giù tutto casuale, visto che nonostante le dimensioni, 14 metri, 4 metri d'altezza, questo autobus double decker ha veramente prestazioni ragguardevoli. Anche quando io vado a fare il mio amatissimo giù tutto, trovo una spinta poderosa e sorprendente per un mezzo di questo tipo. Non ci credete? Guardate. E quindi lo 0-100? Vabbè, quello non è pervenuto e non è dichiarato, ma neanche ci interessa. Ma sappiate che qui c'è tutta la spinta che serve per fare un viaggio non da rammolliti. Per gestire tutti questi enormi valori di potenza, il mio autobus a due piani sfrutta un cambio che la MAN chiama Tipmatic, è un 12 marce, e anche qui ovviamente mi trema la voce dall'emozione, visto che noi sulle nostre automobiline ne abbiamo 6, 7, 9, proprio quelli che si sentono fighi, e quindi abbiamo 12 più retromarcia, ed è in realtà un cambio che noi diremmo nel mondo delle auto elettroattuato, quindi di fatto è un cambio manuale che sfrutta degli attuatori elettropneumatici per inserire di volta in volta le marce, e questo però ci permette di fare totalmente a meno del pedale della frizione. È anche per questo che io me la sto spassando qui col Neoplan, visto che sostanzialmente si occupa lui dei passaggi di marcia, che peraltro sono molteplici, visto che ho una cascata di rapporti. Diverso discorso degli autisti di una volta, ecco, quindi non sgridatemi nei commenti. So che un tempo era molto più complesso guidare questi autobus e bisognava andare giù di mano e anche di piede con una certa maestria. Oggi è tutto più comodo, quindi è tutto un po' più semplice, ma anche più sofisticato. Questo Tipmatic è in grado di sganciarsi, diciamo, dal motore e quindi di disaccoppiarsi in modo da lasciar veleggiare l'autobus il più possibile. Non appena avrò bisogno di nuovo di riaccelerare, la marcia sarà già lì pronta e innestata, quindi senza sussulti e scossoni. I passeggeri così sono più felici. Un'altra cosa che ha colpito me in quanto neofita e pesce fuor d'acqua nel mondo degli autobus è la maneggevolezza. Cioè, tu lo vedi da giù e ti senti ancora più microbo, no? Ma in realtà lui è più maneggevole di quanto si creda. E se non ci credete, io ora provo a fare una manovra. Allora, andiamo in R e intanto scopro subito un bel aiutino della tecnologia, e cioè una retrocamera quadrangolare. In più, questo Neoplan Skyliner ha un raggio di sterzata di 24 metri. Per il mondo degli autobus è un raggio di sterzata eccezionale, che gli permette di girare in un fazzoletto. Vabbè, in un fazzolettone, dai. E come fa? Grazie al terzo asse, l'ultimo che vedete in fondo, che non aiuta solo a distribuire meglio il peso sull'asfalto, ma anche a rendere molto più maneggevole l'autobus tra le curve, visto che è un asse sterzante e le ruote vengono fatte girare idraulicamente. Io anche nelle manovre più strette, come questa, non sento alcuna fatica sullo sterzo, nessuna differenza, fa tutto lui. Bravo Neoplan, così io mi riposo. Ma ora volevo raccontarvi più nel dettaglio tutta la meraviglia che mi si staglia davanti agli occhi. Abbiamo una plancia che a confronto quella dell'Enterprise
muta. E quindi partiamo subito dalla strumentazione, che è mega galattica, anche solo per le dimensioni, è gigantesca. Abbiamo ovviamente il contagiri, guardate che ci dice sempre il range di giri ottimale, il tachimetro, poi anche un computer di bordo semplice ma ricco di informazioni, tantissime spie classiche e strumenti analogici, come piacciono a me. Qui sotto indicatore del carburante, ma c'è un piccolo trick: se si schiaccia questo bottone, lo stesso indicatore mi indica il livello dell'AdBlue. E poi qui in basso questi due strumenti che ci indicano lo stato di salute in tempo reale del sistema pneumatico relativo al primo e al secondo asse. Sapete che sui mezzi pesanti l'energia pneumatica è quella fondamentale per azionare una miriade di sistemi, e in questo caso anche per esempio per la gestione delle porte. Per gli amanti del genere, come sottoscritto, qui troviamo una tastiera degna di un pianoforte a coda, tanti tasti fisici con cui se ne possono combinare un po' di tutti i colori. Oltre al tasto di accensione abbiamo per esempio la possibilità di attivare anche il tergi cristallo del piano superiore per garantire massima visibilità anche ai passeggeri, che così possono godersi il panorama unico e la vista mozzafiato di un double decker come questo. Qui abilitiamo i passeggeri a poter chiamare lo steward o la hostess di bordo. Qui attiviamo le pompe del WC, del bagno di bordo, che ovviamente non può mancare, e da questi altri tasti gestiamo tutte le luci del primo, del secondo piano, anche le luci di lettura. Da qui invece posso inibire o abilitare l'apertura dei bauli attraverso peraltro una serratura molto curiosa. C'è un pistoncino pneumatico che si apre o si chiude e permette ai passeggeri di aprire o meno i vani bagagli, anche qui ovviamente per evitare i furti. Stessa cosa da questo tasto rosso che blocca l'apertura delle porte, che in ogni caso posso gestire da qui: porta anteriore, porta posteriore. Ho sempre sognato di farlo. Benvenuti a bordo, salite pure. Attenzione, perché premendo la seconda porta diamo priorità massima a questa telecamera di servizio, fondamentale per capire se stanno ancora salendo o scendendo dei passeggeri, così l'autista rimane sempre qui al posto di comando. Abbiamo, come vedete, un sistema multimediale che è molto simile a quello di tantissime automobili, mentre qui troviamo altri due moduli interessanti. Questa, la radio di bordo per i passeggeri, quindi se l'autista mette una musica tremenda e orripilante, voi sapete che da qui potrà sempre cambiare stazione. Mentre qui sopra c'è la plancetta di comando del sistema di riscaldamento o climatizzazione dell'abitacolo. Una curiosità: per raffrescare un bestione come questo, pensate che la MAN ha installato un compressore da 56 kW di potenza, che praticamente è il valore di una Panda. Quindi una Panda per stare freschi, mi sembra un giusto prezzo. E siccome è come se fossimo in un appartamento di lusso, qui abbiamo addirittura un clima non mono, non bi, ma addirittura trizona, visto che possiamo decidere sostanzialmente la temperatura qui per l'autista, ma anche quella per il piano inferiore e quella per il piano superiore, visto che sono due ambienti anche climaticamente separati. Pensate che per garantire la climatizzazione a bordo ci sono qualcosa come 5 vaporizzatori, proprio per garantire il massimo comfort a tutti i passeggeri. Ma venite di qua, portiamoci da quest'altro lato di questa maxi plancia per i feticisti del bottone. Intanto posso decidere di fare a meno di tutti i sistemi di assistenza alla guida, anche se io ovviamente lo sconsiglio, e poi da qui posso decidere di variare l'altezza del mezzo a seconda delle necessità. Magari sono un po' in pendenza, ho bisogno di livellarlo, quindi posso andare ad agire su due assi contemporaneamente o anche sui singoli assi. Questo curioso bottone ci permette di fare il check-up di tutte le lampadine, e meno male che c'è, perché qui di lampadine mi sa che ce n'è più di qualcuna. Qui sotto invece possiamo decidere di parlare con tutti i passeggeri o anche di dare corrente alle prese di servizio, ce ne sono sparse dappertutto. Da questo bottone posso gestire tutte le telecamere del mezzo, quelle della porta posteriore, ma anche una ancora più curiosa che mi fa vedere quello che accade di sopra. Siamo su un pullman a due piani, se sento qualcosa di anomalo, posso decidere di capire cosa sta succedendo con un semplice tocco.
freno a mano, sbrinamento delle enormi maxi parabrezza e tasto per regolare anche qui con l'energia pneumatica il mio volante. Ecco, avete sentito che sfiata. Stessa cosa per il sedile, anche lui, vedete, un sedile pneumatico come sui mezzi pesanti, anche in grado di riscaldare e raffrescare l'autista. Meno male, ci voleva. E poi in questo scomparto segreto, guardate cosa si nasconde, un lettore DVD per far vedere ai passeggeri un film. Quindi cosa trasmettiamo? Beh, una bella puntata dei mezzi speciali, Sava San Dir. In ogni caso, dai monitor disseminati nell'abitacolo posso decidere anche di trasmettere, per esempio, la mappa per far vedere ai passeggeri in tempo reale dove siamo e quanto manca all'arrivo. Questo scatolotto nero del mistero invece è quello che ci permette di customizzare il messaggio a pannello variabile. Qui ovviamente vedete i nomi di alcune delle destinazioni della Itabus, ma io ci scriverei, non so, più mezzi speciali, meno auto, così. È questo che sembra il simbolo di un fumogeno? No, non serve per scomparire nel nulla tipo Batman, ma a fare un lavaggio supplementare di AdBlue al filtro antiparticolato. Se necessario, si parcheggia l'autobus e in 20 minuti fa questo lavaggio che permette di ripartire. La cosa magnifica però di un autobus a due piani come questo è che riesce a ospitare un sacco di passeggeri a bordo. Beh, pensate che un double decker della Neoplan come questo può avere su fino a 90 passeggeri. Oppure si può fare come la Itabus, che ha deciso di rinunciare a qualche posto a sedere per avere però uno spazio con maggior comfort, una vera prima classe. Eh sì, perché ci sono sedili super confortevoli che addirittura permettono, guardate, tramite una pratica leva, tac, di distendere le gambe proprio come faremmo su una classe S o una Maybach. E poi il sedile lo posso anche allargare, così ho più spazio dal mio vicino che magari non mi va tanto a genio. E poi ancora prese di corrente di servizio anche USB per tutti i passeggeri, e chi lo desidera può viaggiare anche con il tavolino. E ricordo che quando si andava in gita era sempre il posto più ambito dell'autobus. Su questo allestimento sono previsti anche due posti per gli invalidi proprio qui, visto che queste sedute si possono all'occorrenza smontare per lasciare libero accesso alle carrozzine. Adesso però scusatemi, ma vi devo portare in un altro segreto che ho da fare. Eh sì, perché soprattutto nei lunghi viaggi è sempre meglio avere un fedele alleato come lui. Qui c'è un bagno di bordo con tutti i comfort, proprio come quello che troveremmo su un aereo di linea. Qui dietro di me invece un distributore di bibite a moneta che ci permette così di dissetarci. Ma andiamo lì sopra. Ed eccoci ai piani alti, dove peraltro, se non si è troppo alti, si sta anche comodamente in piedi, come nel mio caso. È qui che secondo me uno dovrebbe concedersi un viaggio al secondo piano, perché proprio qui nel tetto si nasconde il tratto distintivo di questo incredibile autobus a due piani. Una vetratura aggiuntiva e supplementare qui inclinata sulla testa dei passeggeri, dei particolari finestrini che mi ricordano da vicino il Bulli nella versione Samba, non so se ve lo ricordate, e anche il Defender, che ha dei finestrini simili che si diceva fossero un po' progettati per ammirare le giraffe durante i safari. Eccola qui la caratteristica che dà il nome a questo autobus, lo Skyliner, perché da qui si viaggia davvero a due passi dal cielo. Vetrature originalissime che regalano a questo ambiente una luminosità impareggiabile a qualsiasi altro autobus, anche perché abbiamo altre aperture in vetro sul tetto, che peraltro fungono anche da uscite di emergenza. Ogni passeggero ha a disposizione luci di lettura LED e anche la chiamata per l'hostess o lo steward di bordo. Se avrete la fortuna di viaggiare su questa limousine
a due piani, beh, io vi consiglio di prenotare uno di questi quattro posti qui davanti. Il mondo scoprirete che ha tutto un altro sapore visto da quassù. Del resto, il Neoplan Skyliner da sempre ha fatto scuola con questa enorme cupola di vetro per rendere i viaggi unici e interessanti già a partire dal viaggio stesso. Gli appassionati di carico in stile Tetris, come il grande Verdone con la povera Magda, beh, non potranno di certo rimanere indifferenti davanti a cotanta poderosa bellezza, visto che qui c'è un vano bagagli tra i più grandi della categoria. 10.5 metri cubi di valigie, volendo. È un vano veramente gigantesco che ha la stessa capacità di un MAN TGE, cioè di un furgone. Quindi c'è un TGE dentro un Neoplan. Neoplan dentro un TGE, vabbè, insomma, è gigante. Questa, se me l'avessero raccontata, beh, difficilmente ci avrei creduto, ma come San Tommaso metto il dito per crederci davvero. Il motore di un autobus si può far partire anche da qui, direttamente dal vano, e quindi vi dedico un bel cold start ravvicinato. Dispositivo di sicurezza e giù tutto, via con la sinfonia. Meraviglia! Chi si aspettava di sentire in questo video il borbottio dei diesel di una volta, rimarrà deluso, visto che questo motore non solo è silenziosissimo, ma è anche del tutto privo di vibrazioni, o meglio, non ne trasmette nessuna ai passeggeri. Ad aiutare il comfort non ci pensa soltanto l'estrema silenziosità e quindi l'insonorizzazione anche dell'enorme cabina a 5 stelle, ma anche un sofisticatissimo sistema di sospensioni e ammortizzatori. Abbiamo ovviamente dei soffietti ad aria, delle molle ad aria, come sempre avviene sui camion o comunque sui mezzi pesanti, con una tecnologia che è arrivata anche sulle nostre auto, almeno su quelle di lusso. Ma qui, a fianco del soffietto ad aria, c'è anche un ammortizzatore elettroidraulico. Quindi l'unione fa la forza, due sistemi al posto di uno per garantire ancora maggiore capacità di smorzamento. Ma non è finita qui, perché lui riesce a comportarsi in curva come una Mercedes classe S. Proviamo ad affrontare questa curva un po' più speedy, un po' più al limite, impiccati col coltello tra i denti. Ho preso anche il cordolo, ma non ditelo alla MAN. E vedete che però il rollio e quindi il coricamento dello Skyliner è stato molto limitato, proprio perché questi ammortizzatori elettroidraulici sono progettati per compensare i movimenti di cassa, e qui la cassa è bella grande, ma soprattutto per non far sballottare troppo i passeggeri. Dovete pensare che qui siamo su un due piani, un double decker, e quindi chi è sopra non deve soffrire di mal di mare. Ho un messaggio per tutti coloro che hanno comprato, non so, la loro Maserati quattro porte, si gasano perché hanno messo il serbatoio maggiorato, così si fermano meno a fare carburante. Beh, sicuramente si fermeranno più spesso di me col Neoplan, visto che qui ho un bel serbatoione da 590 litri di gasolio, a cui si aggiunge un secondo serbatoio da circa 60 litri di AdBlue. Tutta questa capacità permette al Neoplan di non fermarsi mai, o quasi, visto che il pienello si fa dopo ben 2000 km. Non so se mi spiego. Voi con la quattro porte, mentre siete lì a rifornire, io passo col Neoplan e vado avanti. Questo motore consuma 25-30 litri ora, se usato in maniera sapiente, e quindi da un autista esperto e non da me. Vi può sembrare un valore impressionante rispetto alle nostre macchinine piccoline, le micro machine, però in realtà mi hanno spiegato che un autobus vecchio poteva arrivare a consumare anche 34-36 litri ora, e questo ne fa 25, 10 litri l'ora in meno. Un'enormità che alla fine dell'anno si trasforma anche in minori costi di gestione, un aspetto a cui sono molto attente le aziende che comprano questi mezzi. Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato.
diceva sempre la mia nonna. E il Neoplan sposa un po' questa filosofia, visto che lui, per frenare, sostanzialmente usa quasi sempre il retarder, o meglio l'intarder, visto che su questo modello particolare il sistema è integrato all'interno del cambio. Vedete, tutto si comanda da questo Devio che non accende i vostri tergicristallini come sulla vostra Smart, ma qui appunto si agisce su tutti i sistemi che permettono di rallentare il mezzo senza usare i classici freni. Abbiamo 6 scatti, il primo in realtà attiva il freno motore fondamentale, che qui è realizzato in una maniera più sofisticata, va ad agire direttamente sulle valvole di scarico del motore, quindi soffocando un po' il pistone. I 5 scatti successivi invece attivano l'intarder vero e proprio, mentre comunque il freno motore continua a lavorare. Però se ho bisogno di una maggiore capacità frenante, l'intarder va a formare una contropressione dell'olio all'interno del cambio, e questo come risultato ha un rallentamento dei giri dell'albero motore. Geniale! Se poi sono pigro, posso anche agire semplicemente su questo bottone PUM, che mi attiva subito la massima potenza frenante del mio intarder. Mi hanno spiegato che gli autisti bravi a sfruttare questo sistema riescono praticamente a non usare mai il pedale del freno, che per fortuna c'è e lì al suo posto. E in questo modo c'è chi riesce a percorrere anche centinaia di migliaia di chilometri con questi mezzi senza dover mai cambiare le pastiglie dei freni, perché di fatto non le usa. C'è l'intarder, usalo. Cosa mi usi i dischi? Dischi che comunque ci sono su tutti gli assi, e ho un impianto frenante che a questo punto vado a utilizzare soltanto in caso di emergenza o quando mi devo fermare durante lo stazionamento. Un impianto frenante azionato anche in questo caso in maniera pneumatica. Per questo ogni tanto sentite il Neoplan da fuori che sbuffa, e non perché magari è infastidito dalla mia incompetenza alla guida. Questo autobus ha tutta una serie di sistemi sofisticatissimi per l'assistenza alla guida, alcuni dei quali simili a quelli delle auto, altri ancora più avanzati. Intanto c'è la frenata automatica di emergenza, anche perché su questi mezzi ormai è obbligatoria per legge, ma non solo, c'è il tempomat, così lo chiamano alla MAN, è un active cruise control, ma è ancora più avanzato, visto che può sfruttare i dati provenienti dal GPS e dalla topografia per adattare in maniera predittiva il comportamento di motore e cambio, in modo da migliorare al massimo l'efficienza e quindi da diminuire i consumi. Un esempio è, mettiamo che io mi stia per approcciare a una grande salita, beh, il sistema Tempomat lo sa in anticipo e quindi mi andrà a scalare per tempo la marcia corretta con cui affrontare quella determinata salita. Pazzesco, soprattutto visto che sulle auto questo sistema, almeno una volta, era riservato soltanto, che ne so, alla Rolls Royce. Ma questo Neoplan è molto meglio di una Rolls Royce. Chi la vuole? E adesso giù tutto, perché quando mi capita di fare la top speed con un autobus, vai! Decima marcia e giù anche con l'undicesima! E siamo arrivati alla velocità siderale di 99 km orari. Visto che è quella massima prevista per legge. E quindi sono a 99 km orari. E ora tenetevi forte, perché faremo una curva al limite col nostro Neoplan Skyline. Vai, lo imbarchiamo più che si può. E avete sentito? Volevo fare un po' il cinghiale col Neoplan, eppure lui per fortuna è più intelligente di me, visto che non me l'ha fatto fare. Qui ho un controllo di stabilità ESP molto sofisticato, che intanto evita al 100% il ribaltamento. Come fa? Toglie, inibisce proprio il pedale del gas e poi andrà ad agire sui freni per tenere l'autobus in strada. Meno male. In più, nella marcia autostradale, in caso di abbandono involontario di corsia, lui cosa fa? Mi fa vibrare.
Eh sì, perché questo sistema prevede proprio una vibrazione qui integrata all'interno del sedile che si attiva anche nel caso in cui, malauguratamente, l'autista dovesse addormentarsi o avere un colpo di sonno. Sveglia! Vibra sedile, via! Prima di proseguire, però, permettetemi di chiudere un conto in sospeso con il passato e quindi di esaudire due sogni. Il primo era questo. Suonare il clacson con un autobus. Spostatevi! E se la potenza non vi sembra sufficiente, beh, non c'è problema. Massima potenza sonora. Ancora meglio. L'altro sogno nel cassetto, invece, era questo. Trasformarmi in una guida turistica. Alla vostra sinistra potete vedere la curva nord di automoto.it. Alla vostra destra, invece, il cordolo intitolato a Matteo Valenti. Grazie e buon proseguimento a bordo da Italbus. Insomma, passano gli anni, ma l'autobus rimane uno dei veicoli più sensazionali e convenienti su cui viaggiare, soprattutto per le lunghe distanze. Beh, perché spesso costa molto meno rispetto ad altri mezzi di trasporto e soprattutto ti porta laddove magari un treno o un aereo non arriveranno mai, perché non c'è la stazione o l'aeroporto. E soprattutto ti permette di farlo con un mezzo come questo, coccolato da un livello di comfort e tecnologia inimmaginabile. Ma adesso ve lo devo chiedere, vi è piaciuta questa nuova puntata dedicata ai mezzi speciali? E soprattutto, cosa vorreste vedere in un futuro ipotetico prossimo episodio? Se vi va, raccontatemelo nei commenti qui sotto. Il video io intanto lo dedico a tutti gli autisti, quelli veri, mica come me, che fanno questo glorioso lavoro da tanti anni senza mai stancarsi. Grazie, siete dei miti, anche perché spesso ci sopportate quando magari facciamo un po' troppo rumore là dietro. Ciao da Matteo Valenti, alla prossima puntata dei Mezzi Speciali. Io rimango ancora qui a fare un po' di pratiche, a farmi coccolare da questo 5 stelle su ruote.